Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, buona la prima, è stata una buona prestazione in toto. Mi è piaciuto sia l'atteggiamento, anche la squadra in vantaggio su 1-0, su 2-0. La linea è sempre alta, ha provato a fare altri gol, quindi non è una squadra passiva durante la partita, anche quando è in vantaggio. Questo è molto importante, è di questo che parlavo io, quando dicevo che cambia la mentalità. La partita va giocata 90 minuti perché la migliore difesa è l'attacco, perché se la palla è di là è difficile che ti facciano gol. Dispiace aver subito il gol quando proprio abbiamo mollato sul finale, ma se dovevamo pigliare un gol è meglio pigliarlo oggi che contro il Napoli. Detto questo, individualmente mi è piaciuto molto Nico Gonzalez. È vero, ha sbagliato tanto, però con le sue giocate ti dà sempre la possibilità di essere in superiorità numerica. Con i suoi tagli e tutto. Kalulu, prestazione sontuosa, mi è piaciuto molto, ha sbagliato praticamente nulla. Quel po' che ha sbagliato ha subito recuperato la posizione o la palla. Locatelli sempre molto concentrato, anche oggi Locatelli prestazione sopra le righe. McKennie si è calato nel ruolo in modo perfetto, quindi il McKennie che la prima partita mi sembrava un pesce fuori d'acqua, ieri l'ho visto proprio in palla. È sempre pronto a inserirsi come Koopmeiners sulla corsia di sinistra. Con il Diz hanno fatto benissimo. E Koopmeiners può solo migliorare in condizione ed è uno che si lancia negli spazi e libera un sacco di spazi. Sul gol di Yildiz non so se sia stato Koopmeiners o Cambiaso a liberare lo spazio, non mi ricordo bene l'azione, comunque. Quei movimenti li liberano anche spazio per chi ha la palla e converge da sinistra verso destra. Il gol del Diz, ragazzi, questi gol il Diz li ha sempre fatti in primavera e nelle sue caratteristiche, il tiro a giro, è che farlo in Europa, in Champions League, magari ti dà la convinzione di provarci più spesso e di non cincischiare. Il tiro ce l'hai, quindi quando puoi prova quella giocata che è nelle tue corde. Era a rischio esclusione il Diz, come dicevo nel video di ieri mattina, c'era il rischio di schierare Gonzalez da quella parte e Guehà dall'altra, ma Thiago Motta magari ha voluto mettere fuori questa voce per responsabilizzare un po' il Diz che dovrebbe essere quello che fa la differenza nelle partite. Quindi la partita in toto mi è piaciuta. Su tutti metto il Diz, Kalulu e Nico Gonzalez per quello che mi hanno fatto vedere. Insomma, Nico Gonzalez se dovesse continuare ad essere così concreto, perché il suo difetto è sempre stato di essere uno che fa tanto ma concretizza poco. Ieri ha fatto anche gol. È stato presente nell'area. L'unica nota negativa, e mi spiace ripeterlo nuovamente, è Vlahovic, che ha avuto sì le occasioni per segnare, le ha sbagliate tutte. Ha provato a fare due o tre aperture e ha colpito l'unico uomo che c'era sulla linea del passaggio. Non so come faccia, perché poi è anche difficile colpirlo, un unico uomo con una palla ogni volta che fai un'apertura a destra o a sinistra. Quindi adesso sarà anche sfigato ultimamente, ma Vlahovic non gliene va bene uno. Speriamo si sblocchi contro il Napoli. Detto questo, ragazzi, ultimi giorni di mare. Oggi almeno c'è bello e quindi ci godiamo una giornata di sole. E ci si vede presto in live, ragazzi. Vi mando un abbraccio e forza Juve sempre, fino alla fine.